Falco da Livorno, comandante. Sì, comandante, si guarda. Pronto? Sì, buonasera, comandante. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante. Sì, buonasera, comandante di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti, Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo. Adesso lei va con la sua scialuppa. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscagina. Lei sale su quella biscagina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscagina di prua. Lei quella biscagina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo. Vada. Mi chiami immediatamente da bordo. C'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? E buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscagina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Come? Sono assieme al comandante in seconda qui. Salite tutte e due allora. Tutte e due, come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? Dimitri. Dimitri cosa? Dimitri Cristini. Lei e il suo secondo salite a bordo, ora, è chiaro? Comandante, io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altra scialuppa qua, ci sono gli altri soccorritori, si è fermata e si è stata alla deriva. Adesso ho chiamato altri soccorritori. Lei